Grazie Presidente, anche in questo caso un emendamento presentato alla Commissione Bilancio è preso in considerazione. Lei prima mi domandava come mai in Commissione Bilancio non aveva fatto notare la mancanza di copertura degli articoli 3 e 6, io le dico, io l'avevo fatta notare, ma nessuno mi ha voluto dare risposta, anche su indicazione del Presidente, girandosi verso il Governo, vuole dare risposta all'onorevole Villarosa, la risposta è stata no. Quindi questo per chiarire a tutti un concetto, perché probabilmente non riesce a passare in questo articolato. Nessuno vuole dare soldi alle piccole e medie imprese, né per ricerca e sviluppo, né per Digital Divide. Questo deve essere chiaro, perché questi fondi erano già stati destinati verso queste misure. Questo governo, questa maggioranza pensa a misure come la cartolarizzazione che risolveranno un problema immediato, ma poi ne vedremo sicuramente le conseguenze. Mentre mettere soldi per la ricerca e sviluppo, che sarà economia sostenibile e che ha portato molti paesi ad avanzare, a diventare le prime economie mondiali, quindi coperture finanziarie per Digital Divide e per ricerca e sviluppo, questo governo non ne ha messe. Deve rimanere chiaro questo concetto. Grazie. La ringrazio. 13